parliamo di eventi motoristici, perché siamo in collegamento con Giancarlo Lillo, che saluto. Buonasera Giancarlo. Buonasera Baby, buonasera a tutti i radiospettatori. Buonasera a te, grazie per aver accettato l'invito, anche perché è importante poter parlare anche un po' di moto. Insomma, si parla sempre dell'aspetto motoristico, ma poi ci sono di quelle passioni che vanno ben oltre, in quanto una delle caratteristiche che magari si conosce maggiormente è l'Harley Davidson, questo, diciamo, questa bella moto. Ma sì, per noi poter essere una moto è simbolo di orgoglio e di vanto. Per noi, per un arlista, l'Harley non è solo una moto, è una filosofia, è uno stile di vita. Quindi cerchiamo di starci in sella il più possibile. Proprio incarnare quel pensiero, insomma, perché in effetti poi c'è tutta una storia dietro, probabilmente, no? Quindi sì, l'arlista... ma al di là della storia ci dà proprio il senso di libertà. Quello che cerchiamo. Poi noi da vivendo in Sicilia siamo più che fortunati, perché la possiamo usare, diciamo, quasi tutto l'anno. E infatti, Giancarlo, voglio indicare a chi ci sta seguendo che è in collegamento da Palermo, dove c'è un grosso gruppo, un folto gruppo di harleisti, e insomma, in effetti la vostra il vostro gruppo da quanti anni esiste? Il nostro, questo nel 2018 abbiamo festeggiato 24 anni, quindi ci accingiamo per il prossimo anno di festeggiare il quarto di secolo nel migliore dei modi. Come da tradizione cercheremo di fare una grande festa per passare una serata in compagnia di amici che ci vengono a trovare ogni anno da fuori. Ecco, una cosa bella è che tra l'altro poi comunque in Sicilia c'è veramente anche un movimento in questo senso abbastanza seguito, perché insomma, come dicevamo prima, parlando appunto dell'evento che domenica prossima si svolgerà a Licata, quindi nella provincia di Agrigento, e comunque sia saranno coinvolti anche harleisti che provengono da diverse zone. Ci vuoi parlare tu di cosa succede domenica? Sì, domenica insieme agli altri tre club siciliani, quindi il Licata Chapter, il Lettana Chapter e il Duemari Chapter, faremo più noi del Palermo Chapter originalmente, faremo quello che noi abbiamo chiamato Cucinirà. Non è altro che un semplice modo di passare una giornata tutta assieme. Quest'anno ci vede a Licata, e quindi il dispendio maggiore delle forze è stato dato da Licata Chapter, che ha avuto la possibilità di organizzare tutto essendo del luogo. Ecco, siete diversi. Sì, dimmi, concludi, prego. Niente, passeremo una giornata tutti insieme in allegria, facendo un po' di strada, mangiando e bevendo qualche cosa tutta assieme, fra un abbraccio e una pacca sulla spalla. Ecco, è molto bello anche lo stile, come dicevamo prima, perché insomma queste moto che sono poi così messe bene, devo dire che diventano praticamente un po' come la propria donna, sono così curate che è anche bel vedere, vero? Forse la curiamo più della donna, siamo... donna in ascolto degli harleisti. Ah, ecco, infatti, sicuramente c'è un legame differente, però la cosa bella è questo spirito di libertà e soprattutto di condividere insieme a tutti quelli che hanno la passione della moto, dell'Harley in generale, poter fare queste escursioni e quindi anche tra l'altro conoscere paesaggi, insomma, portate veramente quella ventata di allegria e di libertà e di condivisione. Bene, quindi noi salutiamo Giancarlo e salutiamo anche tutti gli altri che curano anche le direzioni della Sicilia, dell'Harley Davidson. Fai i nomi, Giancarlo. Salutiamo Romina Sapienza, direttore dell'Etna Chapter, Salvo Bruna, direttore dell'Italia Chapter, e Biagio Trimarchi, direttore del Duemari Chapter. E questo è importante, ci aggreghiamo anche noi ai saluti. E ringraziamo le concessionarie che ci supportano, Harley Davidson Catania e Harley Davidson. Bene, giustamente è giusto anche dare loro un saluto, e noi insomma invitiamo tutti quelli che magari amano vederle e ammirarle, queste Harley, domenica a Licata, quindi sicuramente sarà un bel evento, spero di esserci anch'io. Voglio salutarti, ringraziarti, grazie gentilissimo, una buona serata anche a te, ciao, a presto, ciao. Grazie, ciao. Buona serata a voi, grazie. Ciao, grazie.